Siamo nel centro servizi della cooperativa Etnos per la conferenza stampa della festa di beneficenza del mio compleanno, dove quest'anno ho deciso di regalare il regalo del mio compleanno, cioè, a due associazioni che si occupano di cani randagi in cerca di adozione. Praticamente il 20 novembre, in una nota pizzeria, abbiamo voluto fare una festa di beneficenza dove due gruppi musicali hanno suonato, che sono Stefania Solorzano alla voce e Giovanni Vitale alla chitarra del gruppo musicale Steph Acoustic Duo, e un altro gruppo che si chiamano Musica Andre, formato e composto da Elisabetta Cangitano al flauto traverso, Christian Aleo alla chitarra e Francesco Stigione alla voce. Praticamente quest'anno abbiamo voluto fare questa cosa perché ogni volta che io faccio la beneficenza, faccio queste cose, mi sento meglio. Quindi siamo un gruppo di amici e abbiamo deciso di organizzare questa bellissima iniziativa. L'iniziativa consiste in andarci a mangiare una pizza e praticamente pagare un contributo. E una parte del contributo andava in beneficenza a queste due associazioni che sono l'Oasi dei Pelosetti, che si occupa di cani, hanno un rifugio che incontra amici, ma che si occupa di cani randagi in cerca di adozione, e un'altra associazione che si chiama In cerca di una casa per sempre, che fa la stessa cosa, si occupa di cani randagi in cerca di adozione. Da tanti anni qualcuno è entrato dopo, qualcuno è di vecchia data, e abbiamo anche degli anziani. E vabbè, il nostro operato consiste nel, a parte sfamare questi cani, anche trovare famiglia e ovviamente curarli se si ammalano. E il volontariato sapete che si basa proprio sull'aiuto delle donazioni, perché non siamo associazioni neanche, diciamo, neanche onus, dovremmo costituirla. E quindi la nostra attività si svolge sia al rifugio sia per le strade se capita di recuperare qualche cane. Ovviamente io ringrazio Alessio perché, per la sua sensibilità, perché non è da tutti avere questo pensiero per gli ultimi, perché secondo me gli ultimi sono anche gli animali, sia cani che gatti. La nostra città purtroppo ha un triste primato in questo senso. Colgo l'occasione, visto che c'è anche l'assessore, per l'anno nuovo, visto che ci avviciniamo anche all'anno nuovo, dato che si è aperto un dialogo, c'è anche una collaborazione, ecco, anziché questo sperpero, nel senso che sia per l'amministrazione comunale sia per i volontari, di avere meno cani da recuperare e così migliorare la loro vita, ma anche evitare questo dispendio, insomma, che sicuramente si può evitare. Per il resto ringrazio non solo Alessio, ma anche chi ha partecipato, ovviamente alla serata, perché se non fosse per i partecipanti non avremmo ottenuto il risultato, che ci ha Esatto. aiutato a un po' a coprire, perché noi siamo sempre indebitati, abbiamo sia debiti pregressi, sia attuali, sempre aperti, e naturalmente anche con i fornitori di croccantini, quindi abbiamo un poco di ossigeno per queste Infatti, loro hanno problematiche. voluto che io destinassi una parte al veterinario e una parte al fornitore dei croccantini. E quindi cosa aggiungere? Grazie Alessio e speriamo in tante di Ma questi per chi vuole ci eventi. sono le ricevute, così almeno Sì. non pensate che mi sono riscattato i soldi, così Assolutamente, era noi giusto da abbiamo fare vedere, perché tanto. giusto da dire, perché almeno sappiamo che ci sono. Sì, ci sono le Cioè, aggiunte quindi sono sia. preso, no, almeno in totale trasparenza abbiamo fatto anche quello, Il giusto massimo così. della trasparenza, è giusto così. Esatto. Allora, Io sono Rosa d'Acquisto e rappresento l'associazione In cerca di una casa per sempre. Il fatto che siamo associazione Onlus cambia poco, perché in realtà non arrivano proventi da nessuna parte, quindi ringraziamo sia i partecipanti che Alessio e la sua energia, oltre che la sensibilità, di pensare agli altri prima che a se stesso. Il nostro operato, in quanto gruppo di volontari, è pressappoco la. Noi non abbiamo un rifugio per scelta, perché io provengo da quel rifugio,
Quindi per una scelta mia personale e di altri, poi in un certo senso abbiamo, perché io nasco come Lida, chi mi conosce da anni lo sa benissimo, per cui conosco anche gran parte di quei cani che ovviamente avevano bisogno di chi dava seguito come loro al corso buono della loro vita, però noi ci siamo occupati in tempi passati soprattutto dei cani del canile e sempre di quelli che troviamo per strada o di quelli reimmessi che poi hanno problemi di salute per cui bisogna intervenire anche con loro. Per cui un'attività che purtroppo, mi permetto di dire perché dal 2007 che io sono attiva nei vari gruppi, insomma, man mano, che poi era Lida e poi è diventato un gruppo mio con altre persone, che si chiama appunto In cerca di una casa per sempre. Abbiamo sperato che questi anni di attività potessero dare un piccolo contributo e un argine al problema randagismo, però purtroppo per una serie di concause e per una sinergia di forze che ci sono ma non si riescono a concatenare e speriamo che col nuovo intervento, con la nuova amministrazione, tutto questo possa man mano avvenire. E quindi spero comunque che questo problema che finora non ho visto arginare, anzi purtroppo l'ho visto aumentare, spero che nel corso dei prossimi anni, a breve, perché certo un mese o 2 mesi non possono assolutamente servire, possano far sì che insomma tutte queste attività sinergiche da parte del comune, dell'ASP, che vedo qua rappresentato, è sempre nostro delle associazioni, possa dare un buon contributo. Ringrazio di nuovo il nostro Alessio, che è No, stato grazie a speciale per voi. tutti noi, e che dire, grazie ancora. Allora, loro stessa cosa hanno voluto sempre per il veterinario, perché hanno dei debiti pure. Loro hanno praticamente voluto Abbiamo pagato una pensione. hanno pagato la pensione per un cane che è per il momento in pensione. È in uno stallo, chiamatelo come vuole, No, è una umanamente. pensione. Per avermi invitato come libero professionista, sottolineo, come beneficiaria di parte del ricavato che lui ha deciso di devolvere alle associazioni, una in particolare, rappresentata da Silvia Magamunco. Lo voglio ringraziare anche per la sua sensibilità, chiaramente. Alessio, affetto da una grave disabilità fisica, come ti dicevo in ambulatorio qualche giorno fa, ha tanto da insegnare invece a chi è affetto da disabilità d'animo, notevoli. Mi riferisco in particolare al mio settore in cui la piaga degli abbandoni, del maltrattamento agli animali è veramente grave, ma anche quella del commercio illecito di cuccioli, di gatti, provenienti in particolare dall'est europeo. E in questo periodo di Natale mi sento insieme a te di fare un appello e ricordare che un cucciolo, un animale in genere, non è un regalo da trovare sotto l'albero. È un essere vivente, diversamente umano, ma dotato di emozioni forti, forti positive e forti negative. Per cui poi un animale maltrattato, che magari non si vuole più in casa, ha una serie di problematiche difficili da risolvere. Per cui è una scelta responsabile ed è una scelta che oserei dire definitiva, ecco, va fatta con grossa responsabilità. E mi sento anche di invitare, più che all'acquisto di animali, che lascerei fare a chi fa veramente questo mestiere come l'allevatore in maniera seria, mi sento di indirizzare la scelta verso le adozioni, togliere quindi i cani dai canili, o sollevare da un peso le associazioni che con grande impegno si occupano, impegno anche economico, si occupano di questi esseri appunto un po' più sfortunati, togliendoli dalla strada. Per cui anche i freelance, ovviamente volevo citare, cioè quelle persone, qui non ne vedo, però liberi cittadini che decidono di investire i propri soldi e il proprio tempo a favore degli animali che stanno sulla strada. Per
Ultimamente sto assistendo a un fenomeno strano che è quello della migrazione di cani dal sud verso il nord. Questo è un bene per i cani, ma non è un bene, secondo me, per noi perché denota una scarsa sensibilità da parte nostra. Cioè, è impossibile che i cuori esistano solo al nord. Oltre che tante patologie, magari tipicamente nostre, poi si manifestano al nord per questo crollo delle difese immunitarie. Quindi vorrei che riuscissimo a sensibilizzare anche verso le adozioni sul posto, con ecco, una maggiore sensibilità in questo senso. L'ultimo appello natalizio che mi sento di fare è di imparare da Alessio, che ha veramente tanto da insegnarci. Soprattutto che la vita è bella in qualsiasi forma e che i limiti da superare non sono fisici, ma sono di pregiudizi nei confronti di razze diverse, di orientamento religioso, politico e quant'altro. Quindi grazie a nome mio, grazie anche a nome del mio staff che è il caratinista, struttura che rappresento, che grazie a te un attimino ha sollevato qualche cosa pregressa e posso dire anche auguri buon Natale. Ci sta, no? Ok, sì, ci sta. Grazie Ok, grazie a te. tante, Ora vorrei chiamare l'assessore che ci spiega come vuole. Da persone, io dico che chi vuole bene un cane ha un cuore particolare. Io sono una di queste, sono un neoassessore al Comune di Caltanissetta e sono stata io che ho chiesto di essere assessore al ramo al randagismo, proprio perché io amo i cani, tutti pelosi, i diversamente umani, come ha detto la dottoressa. E mi sento di dire che è un problema davvero che è stato per anni, non credo che sia stato sottovalutato. Per logistiche, per problemi, soprattutto di soldi. È un problema di soldi, sistemare i cani, i pelosi, gli animali. Perché è vero, diamo una casa a questi animali, però poi chi ci pensa? Non è che si devono solo dare un posto dove dormire, ci devono dare da mangiare. Per fortuna ci sono i volontari che aiutano in questo. Ma non si può basare tutto sul volontariato, bisogna strutturare. Dove devono stare i cani, giustamente. Ora, per i canini, secondo me, come diceva la dottoressa pure, visto che siamo a Natale, facciamoci un regalo, invece di comprare un cane, doniamolo, andiamolo a prendere dai canili e adottiamoli questi cani. Io quest'estate ho visto tanti cuccioli che sono andati in canile e questa è una cosa che non deve, spero il prossimo anno non deve più succedere. Infatti abbiamo voluto come comune, come amministrazione, dare una spinta in più alla donazione del grande ambulatorio all'ASPE. L'abbiamo donato, l'abbiamo strutturato noi e ora è in dotazione all'ASPE. Finalmente stanno partendo le sterilizzazioni, perché un modo per combattere il randagismo è sterilizzare questi cani che si trovano in giro, che sono stati abbandonati. Ma non solo questi cani che si trovano in giro, i cani anche padronali, cioè sono dei cani che sono padronali, che non vengono sterilizzati per motivi, non lo so, perché non lo voglio manco dire, non voglio pensare che è solo per i soldi che non vanno a sterilizzare questi cani padroni, è proprio un problema di mentalità che da noi non c'è. Abbiamo un cane, abbiamo un pelosetto, deve essere un amico a casa, un fratello, dico io, come è stato quello mio che è stato tanti anni a casa mia. Era un fratellino, l'ho amato tantissimo, è stata una cosa per me averlo a casa mi ha migliorato, dicono, la vita. Quindi mi auguro che chi ha un cane lo adori come devono essere adorati e soprattutto rispettati, rispettandoli come? Curandoli e facendo in modo che questi cani non abbiano una vita difficile, perché vengono appena hanno. Non vengono sterilizzati, appena hanno qualche cosa, vengono fecondati, purtroppo, vengono abbandonati sia la mamma che questi poveri cuccioli. È una cosa che non deve più succedere. Quindi io mi auguro che tutti i cani che sono trovati in giro vengano sterilizzati dal comune perché sono trovati e quindi devono essere sterilizzati dal comune.
E questo sta partendo, una cosa che si sta avviando, per fortuna, è una cosa che è in itinere. Un'altra cosa che per me è importantissima, e l'amministrazione, il sindaco, la giunta è d'accordo con me, ed è la, usare per, come l'oasi del Pelosetto. I cani devono andare non in strutture chiuse, i cani sono liberi di sgambettare, di correre, e quindi stiamo veramente, fortemente volendo l'istituzione di parchi canili. Questo per me è un modo anche per liberare i canili che ci sono a Caltanissetta e istituire i parchi canili, queste dove sono strutture dove questi cani avranno la possibilità di correre, di spaziare nella tutela dei volontari, di chi del veterinario, tutti quelli che servono appunto per dare serenità e benessere a questi canuzzi, io li chiamo i canuzzi di casa. Ecco perché ci vorrebbero tantissime persone come Alessio, perché sì, è vero, il comune deve dare, perché sono persone diversamente umane, però sono persone, quindi devono essere anche curate dall'amministrazione e sovvenzionate. Ma ci vogliono persone come Alessio che danno la loro opera, non dico gratis, ma quasi, ma anche dando il proprio lavoro, il proprio contributo a farli uscire, a farli sgambettare, a portargli da mangiare. Quindi ben vengano le donazioni delle persone come Alessio, ma è giusto che chi si occupa di questi pelosetti cambi l'atteggiamento. È vero, mi aspetto dal comune che mi aiuti, ma anche io come persona normale, come persona che vive alla città a Caltanissetta, devo aiutare i volontari, che ne ho conosciuti tantissimo. Anzi, a questo proposito volevo ringraziarli perché ho visto, sono in chat con loro, e ho visto praticamente, hanno trovato, c'era una volontaria che non trovava un cagnolino che seguiva, una cagna. E c'è stato tutto un passaparola, perché si chiama Bianca la cagna, Bianca. Non trovo Bianca, chissà cosa è successo, io ho chiesto pure a chi conoscevo. Cioè, sono stato praticamente, c'è stata un'allerta generale di questi volontari. Fino a quando poverino non l'hanno trovata, questa cane era stata asserita da altri branchi. Io comincio a conoscere queste cose adesso, perché più frequento i volontari, più frequento le persone che amano i cani, più ne capisco. E ho visto la gara di solidarietà che c'è tra di loro, è una cosa bellissima. E io, anche io, ho detto che partecipo a questa gara di solidarietà, perché il cane è stato ricoverato, è stato curato e ancora non si sa se è salvo, se è fuori pericolo. Ho visto l'opera dei volontari e dell'associazione, mi hanno veramente emozionata. Non dico che il mio regalo di Natale, perché non mi piace avere questo regalo in dono, questo cane che sta male. Il loro cuore per me è stato il grande regalo di Natale, per questo vi ringrazio tanto. In caso io non sono troppo brutta. Io, oltre a portare i saluti del sindaco e della giunta tutta, che comunque è egregiamente rappresentata dall'assessore Andaloro, che tutte le volte ci fa emozionare, perché quando in giunta ci riuniamo settimanalmente e quando ciascuno di noi racconta le proprie deleghe, quella di Gettina sicuramente è quella che è più, cioè tra le più sensibili proprio per la direzione che lei segue. Quindi mi sento di dire che comunque siete ben rappresentati, ma soprattutto i caranucci sono veramente rappresentati dalle eccellenze di tutte queste associazioni che in campagna elettorale abbiamo avuto l'onore e il piacere di conoscere. Pertanto siete veramente, diciamo che durante la campagna elettorale cosa è uscito fuori? Che ci sono veramente delle eccellenze, ci sono veramente delle risorse, tra l'altro silenziose, che non tutti quanti noi conosciamo, ma in realtà esistono. E quindi io rinnovo ancora i miei complimenti e che dire, buon lavoro. E soprattutto Alessio, cioè il tuo gesto, come tutti questi gesti di grande solidarietà, sono unici, ammirevoli e orgogliosi di averti tra le nostre amicizie. Grazie Alessio. No, grazie a voi.